Nuovo focus di approfondimento, abbiamo con noi Deborah Sacchetti della Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Noi la ringraziamo per essere con noi quest'oggi. Grazie Deborah. Grazie Deborah è con noi per presentare il rapporto sulle povertà della Caritas diocesana. Pochi giorni fa sono stati diffusi i dati principali, il rapporto è liberamente consultabile online nel sito www.caritasarezzo.it, è scaricabile in formato PDF oppure in formato cartaceo presso la sede della Caritas diocesana e anche in altri posti. Poi Deborah appunto ci aiuterà a sapere quali sono. Emerge un quadro, diciamo, non certo molto confortante. Ecco, chiederei allora a Deborah Sacchetti della Caritas diocesana di illustrarci i dati principali di questo rapporto. Questo rapporto ha il titolo di Incastrati e questo titolo non è stato scelto a caso. Non è stato scelto a caso il titolo, non è stata scelta a caso l'immagine della copertina. In copertina, infatti, troviamo un uomo incastrato dentro una bottiglia di vetro. Perché abbiamo voluto scegliere questa immagine e questo titolo? Perché rappresenta, secondo noi, molto bene l'immagine di quello che è un po' la famiglia di oggi, che la famiglia, diciamo, che ha delle difficoltà, la famiglia che noi possiamo chiamare povera. Perché? Perché attraverso il vetro questa famiglia riesce a vedere quello che sono le aspettative, quello che sono le prospettive che la società poi può offrire. Però si ritrova incastrata, si ritrova stretta in queste situazioni, in queste problematiche di lavorative, familiari, abitative, che sempre di più la costringono a rimanere in una situazione invece di povertà, di difficoltà. E, come si può risolvere questa situazione? Non è semplice. Sempre di più questo sentirsi ristretti provoca anche nelle famiglie un senso di inadeguatezza, quindi porta con sé anche problematiche di tipo sanitario, di tipo anche mentale, perché sempre più ci si sente inadeguati. E, di conseguenza, come si può aiutare una persona, una famiglia che vive questa situazione di difficoltà? Sicuramente non si può rimanere solo sul piano dell'assistenzialismo, quindi dare il pacco viveri piuttosto che pagare la bolletta, ma da questo, quindi nasce tutto da questo gesto diciamo di carità, che poi però si trasforma anche in un percorso di riemersione dallo stato di bisogno, in un percorso di crescita individuale, di formazione, quindi si vanno a toccare tutti gli aspetti della vita, sia della persona che della famiglia, per cercare di far riemergere questa famiglia, questa persona dal suo stato di bisogno e di mancanza di risorse utili al sostentamento proprio della propria famiglia. In un certo senso c'è anche un'azione, possiamo dire, di advocacy da parte di Certo. Caritas, non si è dato in elemosina ciò che deve essere dato per ingiustizia. Esattamente. Ma soffermiamoci sui dati. Oltre 2.100 persone, ricordiamo la provincia di Arezzo ne ha circa 330.000, Sì, ecco, è un bel numero è un bel che numero, sì, è un bel è un numero, brutto numero. esatto, è un numero cospicuo di persone che si sono rivolte ad uno dei centri Caritas presenti nel territorio diocesano, Quanti sono sono? 2.112, No, esatto. i I centri. centri di ascolto diocesani, nel territorio abbiamo 40 Caritas parrocchiali e poi ci sono i centri diocesani che sono, insomma, le case di accoglienza, strutture di accoglienza, il centro di ascolto, l'ambulatorio, insomma, vari qui all'interno della città di Arezzo. Le Caritas parrocchiali che hanno collaborato all'inserimento dei dati, quindi alla raccolta e all'inserimento delle schede personali degli utenti assistiti, sono state 32 quest'anno, quindi comunque un buon numero, ma non ancora la totalità, per cui sicuramente, come abbiamo rilevato, insomma, già da tanti anni, il dato sommerso, il dato che non emerge, comunque è ancora cospicuo, quindi ci sono tante persone che non risultano, diciamo, in queste analisi, perché purtroppo non i loro dati non vengono raccolti ancora. Però ecco, siamo in una fase di sviluppo, ogni anno ampliamo il nostro raggio di azione, cerchiamo di sviluppare sempre più la rete Caritas del territorio, sia tramite la formazione dei volontari che tramite appunto la creazione di centri parrocchiali che possano essere voce del proprio territorio.
Lavorando anche in rete poi con le istituzioni, dall'ASL, certo. i comuni, la prefettura, il lavoro di rete dell'ordine. È fondamentale per il nostro lavoro, sia con le istituzioni pubbliche che con comunque il settore privato, il terzo settore, perché solo lavorando in rete è possibile dare risposte veramente concrete e sostanziali, sostanziose anche a queste famiglie e andare oltre a quello appunto che è l'intervento in emergenza, ma andare anche a lavorare sulla situazione familiare, su tutte le problematiche che la situazione presenta. E cercare di innescare dei percorsi che possano portare la persona a non tornare più da Caritas, ma essere autonoma. Esattamente, quello è l'obiettivo ultimo del nostro lavoro, è proprio quello, cioè ridare alla persona la facoltà di camminare con le proprie gambe, di essere autonoma, di essere reinserita nel mondo del lavoro, reinserita a livello sociale, per poter vivere a pieno, uscire da questa bottiglia di vetro che la incastra, che la imprigiona, e tornare ad essere parte integrante del mondo che la circonda. Con una parola, la dignità, possiamo esatto, dire. La dignità. Allora, torniamo sui dati. È brutto sì. parlare di dati, però ci aiutano a capire i fenomeni certo. e a capire anche cosa può essere fatto per vedere di innescare dei percorsi di cambiamento. Allora, abbiamo detto oltre 2100 persone, che sono oltre 2100 famiglie. Molte di queste hanno figli a carico e sono minori. Esatto, noi abbiamo rilevato quest'anno che sono stati quasi 1500, 1439 se non ricordo male, i minori sostenuti indirettamente tramite le proprie famiglie, quindi se pensiamo insomma è un numero molto elevato, perché su 2112 persone quasi 1500 figli significa che sono tante, tantissime le famiglie con minori che noi seguiamo, molte di più di quelle che poi sono le persone singole, magari senza fissa dimora, che gravitano su altri servizi del nostro network. Quindi sicuramente la famiglia si pone come principale destinataria delle nostre azioni. Infatti se andiamo a vedere i dati, rileviamo come la maggioranza delle persone che sono state sostenute siano italiane, circa il 37% delle persone di nazionalità italiana. E molte di queste originarie del territorio aretino. Sì, tanti aretini, esatto. Tanti aretino comunque della provincia di Arezzo, che purtroppo anche a causa della pandemia si sono ritrovati improvvisamente in difficoltà e adesso fanno tanta fatica a riemergere da quella situazione. Principalmente sosteniamo persone nelle fasce di età di 40-30 anni, quindi quarantenni e trentenni. Che sarebbero l'architrave, poi possiamo dire in un sì, certo senso, che sono proprio della quelle società. Persone che hanno poi figli minori in famiglia, perché se ci pensiamo, insomma, soprattutto gli italiani sempre più tardi tendono a fare una famiglia, quindi intorno alla fine dei 30, insomma, nel 30 anni, quindi fra i 30 e i 40 anni è il periodo in cui la famiglia ha figli minori al suo interno. Ed anche la classe di età dove in teoria è più autonoma, almeno dovrebbe avere dovrebbe in teoria essere meno essere più autonoma, esatto. Però, questo è un dato preoccupante. Sì, sempre più spesso comunque le problematiche di tipo occupazionale si ripercuotono in maniera pesante sulla famiglia, proprio perché spesso si parla di famiglie monoreddito o comunque famiglie in cui è presente solo un genitore, quindi quel reddito è insufficiente al sostentamento della famiglia. Per cui è sicuramente un problema che va a gravare non solo sulla situazione e sulla comunque difficoltà dei genitori, ma tanto anche sulle difficoltà che poi i figli che ai figli ne consegue, quindi anche una povertà poi che si ripercuote sulla sfera educativa dei bambini. Molte di queste persone lavorano o sono pensionati, quindi sono i cosiddetti working poor, cioè nonostante che abbiano non è sufficiente ad automantenersi. Sì, nonostante i disoccupati ancora siano la maggioranza, sono tante le persone che incontriamo che hanno problematiche proprio perché magari un nucleo monoreddito, quindi la persona si lavora ma con quello stipendio non riesce a sostentare una famiglia di 4-5 persone in maniera adeguata. Spesso sono persone che vivono in affitto, più del 60% delle persone vive in affitto, quindi comunque ha delle spese fisse mensili. Però se non ricordo male il 7% ha una casa di proprietà. Il 7% ha una casa di proprietà.
Non è una percentuale molto alta, però spesso le persone che abitano in case di proprietà sono italiane, ovviamente, sono persone generalmente con un'età più avanzata, quindi si parla di tanti anziani soli che magari appunto con la pensione non riescono ad arrivare a fine mese, o persone con problemi anche di handicap, invalidità, che non possono lavorare, quindi le situazioni sono molto sfaccettate, però non è più detto, non è più scontato che chi ha una casa di proprietà o chi ha un lavoro sia salvo, sia al sicuro, diciamo, da quelli che sono i fenomeni di povertà, perché purtroppo sempre di più invece questi interessano anche questa categoria di persone. Ultima domanda, poi sì? Il tempo a nostra disposizione è concluso. Qualcosa forse abbiamo già accennato, però chiaramente l'aspetto preponderante è una necessità economica legata a una situazione lavorativa non soddisfacente, però spesso questo si associa ad altre problematiche. Abbiamo detto la solitudine, come per esempio gli anziani, ci sono problemi anche di dipendenze, di tossicodipendenze, oppure problemi legati per esempio a una situazione di invalidità, di disabilità, problemi psichiatrici, certo. C'è tutta una complessità dietro. La difficoltà del nostro lavoro sta proprio in questo, sia gli operatori che i volontari della Caritas sempre più hanno bisogno di formazione per specializzarsi a rispondere a quelli che sono i bisogni della famiglia, della persona, in maniera a 360 gradi. Questo perché? Perché il bisogno espresso dalla persona o dalla famiglia che si rivolge al centro Caritas, che può essere gli alimenti, può essere una bolletta, molto spesso, ma potrei dire quasi sempre, nasconde dietro di sé altre problematiche che bisogna essere bravi, bisogna essere capaci di andare a far emergere, proprio perché solo tramite l'emersione di queste problematiche e il cammino per cercare di andare a risolvere quelle che sono le cause poi della situazione di difficoltà può portare a una vera riemersione dallo stato di bisogno. E questo lo facciamo anche grazie ai tanti progetti e alle tante sinergie che si sono create nel territorio con le varie associazioni, ma anche appunto con la progettualità che ci permette di anno in anno, grazie alle letture che facciamo nel territorio, di progettare, di andare a rispondere ai bandi comunali, nazionali, europei, che ci possono permettere di creare opportunità, creare formazione, creare opportunità lavorative per dare risposte concrete a queste persone che noi incontriamo. Grazie, grazie Deborah Sacchetti. Noi ricordiamo Incastrati, l'ultimo rapporto sulle povertà presentato da Caritas Diocesana di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Il prossimo 15 dicembre alle 17 a Palazzo Fossombroni ad Arezzo verrà presentato primo incontro del ciclo dei Tè di Toscana Oggi, il settimanale della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, dove appunto verrà analizzato nel profondo questo ultimo rapporto. Grazie ancora Deborah Sacchetti della Caritas. Mille. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e arrivederci.